si può fare. La Basilica del Patrono custodisce le reliquie di Sant'Antonino, il giovane laico che, come seme fecondo, ha testimoniato per primo la forza e la bellezza del Vangelo nella nostra terra piacentina. Guardando a lui, agli inizi della nostra Chiesa, ripercorriamo secoli di storia sino ai nostri giorni. È la lunga corsa del Vangelo che si è sempre incarnato nei ritmi e nelle vicende del tempo. Da questo luogo, oggi, la nostra Chiesa desidera riprendere vigore per il cammino che l'attende. Benvenuti, benvenuti a tutti e a ciascuno in questa assemblea con la quale iniziamo la giornata nella quale saranno istituite ufficialmente le comunità pastorali. Siamo qui oggi per dire che ci siamo, per dire chi siamo, per guardarci e dichiararci a vicenda che vogliamo portare avanti questa nuova pagina della storia e della vita della nostra diocesi che arriva alla fine di un processo che è durato diversi anni, tempo di ascolto, tempo di consultazione, tempo di confronti anche accesi, e che apre una pagina nuova che chiede a ciascuno di noi di esserci, di fare la sua parte, in un modo nuovo, in un modo diverso, tenendo conto di tutta la storia che ci ha preceduto. Siamo qui per abitare degli spazi, per ridirci che significato hanno per noi. L'abbazia del giovane patrono martire, di cui ci ha appena parlato il professor Gromi, è la voce che ci accompagnerà un po' per tutta la giornata. La città, che è quella che ogni giorno ci vede all'azione, ci vede lavorare con le nostre mani per portare avanti anche con la nostra fede quello che il Signore ci mette davanti. E poi torniamo alla chiesa cattedrale, la chiesa da cui tutto parte e dove tutti ci ritroviamo. Siamo qui per ricevere un mandato, per ricevere dei simboli, dei segni e degli strumenti, perché questo è un percorso nuovo che però riguarda ciascuno e nessuno rimarrà escluso. Siamo qui per dichiarare che cosa siamo disposti a fare, qual è il nostro impegno, ma anche che cosa chiediamo a chi sta camminando insieme a noi. Lo faremo con i gruppi di laici, di religiosi, i diaconi e i sacerdoti che si alterneranno qui al Lambone. E questa è una giornata, ripeto, che costruiamo insieme e soprattutto, nonostante il tempo ci giochi contro, questa è una giornata di festa. È una giornata nella quale vogliamo lasciarci sorprendere. Io invito a questo punto Monsignor Luigi Chiesa, che è il nostro vicario generale, ad aprire i lavori di questa assemblea. Il cammino che ci ha condotti qui oggi è iniziato diversi anni fa e di passi ne abbiamo fatti. Già 4 anni fa avremmo potuto costituire le comunità pastorali e invece abbiamo impegnato ancora questi anni, altri 3 anni, fondamentalmente perché le comunità pastorali non fossero intese come calate dall'alto per decreto, ma perché parlassero al cuore dell'uomo e fossero avvertite come parte del cammino di ogni vicariato, di ogni parrocchia, piccola o grande. I programmi pastorali di questi 3 anni hanno avuto proprio questo scopo: mettere al centro della necessità di rinnovamento la nostra vita, la nostra conversione personale, pastorale, e il camminare insieme per fare scelte dentro un discernimento sinodale. Ci siamo riusciti. Certamente potevamo fare di più e meglio, ma ci abbiamo provato.
Ci siamo esortati a camminare con gratitudine, passione e speranza, a guardare in profondità la nostra Chiesa per riscoprirla lieta, grata e coraggiosa. E oggi la vogliamo incontrare, la nostra Chiesa, una Chiesa che sorprende. Qualcuno potrebbe dire parole belle, ma sono anche realiste? Ecco, dobbiamo sempre ricordarci che per noi cristiani il passaggio tra il realismo e la fiducia c'è quando la fede pasquale ci fa guardare tutto alla luce di Cristo risorto. È il realismo evangelico. Nel cristianesimo le parole vere sono quelle che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchi intenda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così l'Apocalisse. Ciascuno ha orecchi se ascolta ciò che lo Spirito dice per tutti, per la nostra Chiesa. Abbiamo ascoltato abbastanza? Ci siamo fidati dello Spirito? Siamo stati abbastanza coraggiosi? L'ascolto dovrà continuare. E le scelte coraggiose e necessarie dovranno accadere proprio all'interno di ogni comunità pastorale, che a partire dalla Koinonia, il suo centro, in unità con tutta la diocesi, diventano vero soggetto pastorale. L'assemblea di oggi non è per chiudere un cammino, ma bensì per continuarlo. Abbiamo fatto solo qualche passo. Abbiamo sentito la nostra fatica, il peso della nostra inadeguatezza, il dolore delle nostre incoerenze e le nostre ferite. Eppure, oggi ancora una volta lo Spirito ci ha riuniti e il Signore dice alla nostra Chiesa: io conosco i tuoi ritardi, le tue inadempienze, ma ho scelto te come sposa e non ti abbandonerò mai. Vorrei che tu oggi ti sentissi richiamata a prendere maggiore coscienza dei tuoi doni, che tu sentissi maggiormente la gioia e la fierezza di quanto tu sia grande e splendente per la potenza della mia grazia e per la misericordia del mio cuore. Quante volte mi cerchi come se fossi ancora sepolto in qualche luogo remoto, avvolto nelle bende di qualche abitudine del passato. Sono io che vivo qui vicino a te, ti chiamo per nome e ti mando ai tuoi fratelli. Ecco perché oggi siamo qui, nella Basilica del nostro Santo Patrono Antonino, convocati dal nostro Vescovo in Assemblea Diocesana, per una tappa importante, non per chiudere, ma per continuare meglio e con coraggio il nostro cammino. Tutta la nostra Chiesa, il santo popolo di Dio è qui rappresentato, i laici secondo i loro ministeri, con i piccoli e i poveri, con le famiglie e con gli anziani, i diaconi, i presbiteri, i religiosi e le religiose, i moderatori delle nuove comunità pastorali, tutti, per dire ciò che offriamo e ciò che chiediamo alla nostra Chiesa, tutti in comunione col Vescovo, nostro pastore e padre, guida e maestro. Anche noi oggi, come nel giorno di Pentecoste, ci troviamo tutti insieme in uno stesso luogo per rivivere la stessa esperienza. La storia della Chiesa è iniziata così ed è sempre ripartita così. Chiesa sgorgata dal cuore trafitto di Cristo, vivificata con l'effusione dello Spirito Santo, sostenuta dalla presenza e dalla preghiera della Madre nostra Maria Santissima, oggi come allora. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Dove sei? Perché non rispondi? Io vi invito anche ad ascoltare, ad apprezzare i brani che sono stati scelti per questa giornata, che ovviamente non sono stati scelti a caso, dal Si può fare di Branduardi, che ci ha accolto con un invito a mollare gli ormeggi, ad abbandonare le paure. Questo brano bellissimo del Gen Rosso, che dice che il vento soffia nelle strade e nelle piazze della mia città oggi, ed è per quello che dobbiamo essere docili ed essere strumento di questo spirito nelle strade e nelle piazze di oggi. Il brano degli Atti che è stato scelto è il motivo che ci accompagna oggi, ma che ci deve accompagnare sempre in questo cammino, e ci spiega perché l'abbiamo scelto Don Paolo Cignatta, il vicario episcopale per il coordinamento degli uffici pastorali, che così da vicino e nel dettaglio ha seguito passo a passo il lavoro che ci ha portato fino a qui. Benvenuti a tutti. Abbiamo scelto il brano della Pentecoste degli Atti degli Apostoli perché anche oggi siamo sospinti dallo Spirito Santo a camminare uniti nelle nostre comunità pastorali. In questi anni di lavoro, di consigli, di assemblee, abbiamo incontrato comunità fatte di persone di cui Gesù si fida e a cui affida il suo desiderio affinché si compia. Abbiamo incontrato persone concrete che condividono la mensa eucaristica e vivono un comune stile di vita, cioè le scelte di ogni giorno. Persone che non sono perfette, arrivate, ma ancora in cammino verso la comunione. Persone disponibili alla voce di Dio, che si mettono a disposizione del suo progetto anche quando può sembrare strano. Persone buone che sanno valorizzare gli altri e lavorare con umiltà. Persone attente che non hanno verità astratte da buttare addosso a coloro che incontrano, né un discorso di quelli che vanno bene sempre ma non toccano il cuore. Persone che agiscono secondo un principio di realtà e non tanto per ribadire verità astratte. Persone che non cercano il successo, ma l'annuncio,
persone che si fidano di Dio e a Lui si affidano, persone che si pongono al suo servizio, lavoratori, servitori, corresponsabili, non malati di protagonismo. Anche il libro degli Atti ci racconta le azioni, le parole, le scelte di persone che costruiscono la Chiesa, che le danno un volto attraverso i loro volti. Per questo motivo, per questi motivi, anche oggi, come nel giorno di Pentecoste, noi siamo una Chiesa che sorprende e desidera il futuro. Allora adesso entriamo nel cuore dell'Assemblea, che era quello che ci dicevamo all'inizio. Quattro laici, sacerdoti, diaconi, religiosi saliranno qui al presbiterio e diranno concretamente, in rappresentanza di tutta la loro categoria, quello che si impegnano a fare per questo nuovo cammino, ma anche quello che chiedono a chi fa parte della loro categoria, alla comunità, a tutti, alle persone che fanno parte della nostra Chiesa piacentina. Le comunità pastorali favoriscono il sorgere di nuove forme di servizi laicali, in particolare quelli della parola, della liturgia e della carità, nonché quelli dei diversi settori della pastorale, sia all'interno della comunità cristiana, sia soprattutto all'interno della vita sociale, politica, culturale ed economica del mondo. I laici sono chiamati a dare testimonianza con coerenza, credibilità e competenza nella Chiesa e nel mondo, non solo personalmente, ma anche in forma associata. Sotto questo profilo, le aggregazioni ecclesiali dei laici costituiscono una ricchezza nella vita delle comunità pastorali ed una particolare testimonianza di comunione. Le aggregazioni ecclesiali siano aperte e disponibili ad inserirsi con i loro carismi specifici stabilmente nelle comunità pastorali, partecipando con i loro rappresentanti anche agli organismi di comunione. Invitiamo quindi i rappresentanti dei laici qui a Lambone a leggere il loro impegno. Buongiorno a tutti voi, un abbraccio sincero. Il nostro contributo si inserisce nel cammino iniziato nel 2014 ed in particolare nel solco del discernimento sinodale degli ultimi tre anni. Facendo sintesi e tesoro dei contributi raccolti nelle tante occasioni di incontro a livello di vicariato e diocesano, nella prospettiva delle comunità pastorali, come laici, ci impegniamo a credere ed investire nelle comunità pastorali, ovvero dire il nostro sì convinto ad abitare e vivere il cambiamento in atto nella nostra Chiesa. E questo lo facciamo come segno tangibile di una comunità viva, essenziale, fraterna, solidale. Ci impegniamo a porre sempre la persona ed i legami tra le persone al centro. Ci impegniamo a vivere relazioni autentiche ed aperte. Ci impegniamo a partecipare e ad abitare con continuità i luoghi di confronto ed in particolare ci impegniamo a fare comunione ed a formarci sempre. Il significato profondo
delle persone, dei legami tra le persone, si sintetizza nella carità pastorale. Essa nasce dal sentirci bisognosi gli uni degli altri. Vi è autentica relazione, autentica comunità, solo se saremo capaci di vivere la fragilità e di riconoscerci bisognosi gli uni degli altri. La vita passa attraverso la nostra capacità di stare vicini, anche quando questo è, come naturale, faticoso. Sentiamo, e lo sentiamo profondamente, che il volto fraterno delle nostre comunità è elemento chiave per la nascita e lo sviluppo delle comunità pastorali e per il futuro della nostra Chiesa. Come laici ci impegniamo a vivere l'unità nella diversità, nella corresponsabilità tra sacerdoti e laici, nella collaborazione tra laici che vivono il proprio cammino di fede anche all'interno di associazioni e movimenti, chiamate a costruire insieme ai pastori un'esperienza di Chiesa che sia casa accogliente e segno visibile di comunione. Nell'esserci e portare il mondo e le sue istanze dentro le nostre comunità. Sapersi fare prossimo in ogni nuova circostanza e dentro a luoghi e territori dove incontreremo nuovi compagni di strada e nuove occasioni di fraternità. Nel coltivare il dialogo e il confronto con lo stile del rispetto e senza aggressività. Come laici ci impegniamo a vivere una matura corresponsabilità, nell'aiutare ad andare alla sostanza delle questioni, lasciando perdere tutto ciò che non serve. Ci impegniamo a valorizzare e a rendere protagonisti ciascuno dentro la comunità, anche tutti quei carismi che spesso non sono visti, notati e ascoltati. Ci impegniamo ad aiutare nella gestione della vita pastorale delle parrocchie, perché crediamo che anche questo possa essere un contributo che possiamo dare. E ci impegniamo ad avere uno sguardo aperto al futuro, in un tempo che forse può apparire grigio, siamo convinti che sia un tempo fecondo, un kairos. Come laici chiediamo anche al Vescovo e a tutti i presbiteri una forte condivisione nelle scelte per poter partecipare e scegliere insieme fin dall'origine. Chiediamo una comunione e una condivisione tra i sacerdoti e che questa sia resa segno visibile e non solo sommessa. Chiediamo alle comunità pastorali di diventare un autentico segno di comunità oltre ai campanilismi, dove davvero si possa fare unità. E chiediamo di investire in relazioni autentiche e aperte, perché tutti possiamo scoprire in questo cammino che siamo figli di Dio. Come laici chiediamo ancora alla nostra Chiesa di valorizzare e rendere protagonisti tutti nella corresponsabilità, di lasciare spazio di iniziativa ai laici, in virtù delle loro competenze e in forza del loro essere testimoni nel mondo, a partire dalla formazione dei nuovi sacerdoti, favorendo la conoscenza delle realtà ecclesiali di aggregazione laicale. Chiediamo di offrire luoghi ed occasioni di scambio e confronto aperto, a partire da quei luoghi in cui convocarci con regolarità. Chiediamo di essere Chiesa in uscita, vicina a tutti e casa di tutti. Chiediamo alla nostra Chiesa
di credere con fiducia nel futuro e di riscoprire un alfabeto comune che possa orientare i nostri passi nella vita quotidiana, nell'educazione, nella vita ecclesiale e pastorale. Chiediamo in prima battuta a noi stessi e alla Chiesa tutta che ci si creda e ci si impegni a portare avanti il processo in atto con coerenza e in comunione, valorizzando tutti. Non importa fare tutto, ma quel che facciamo, facciamolo credendoci e facciamolo insieme. Ecco, quest'ultimo passaggio ha avuto un particolare rilievo nelle riflessioni fatte tra di noi. Per noi è un elemento molto importante. Lo ripeto, chiediamo in prima battuta a noi stessi e alla Chiesa tutta che ci si creda e ci si impegni a portare avanti il processo in atto con coerenza e in comunione, valorizzando tutti. Non importa fare tutto, ma quel che facciamo, facciamolo credendoci e facciamolo insieme. Cosa c'è di più deludente di intraprendere con entusiasmo una nuova sfida, partendo insieme per poi scoprire, guardandosi indietro, che sei rimasto da solo, che i tuoi compagni di viaggio non ci credevano fino in fondo. Ecco, noi crediamo che ci siano delle parole importanti per il cammino che ci attende per i prossimi anni. Parole chiave che sono segno del nostro impegno e di quanto chiediamo alla nostra Chiesa. Semplicità, essenzialità, corresponsabilità, sincerità del cuore, autenticità, coerenza, continuità. Grazie. Attorno a te soffia proprio qui, fra le case, nelle strade della mia città. Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo, il tempo del tempo. Nella comunità dei credenti, le persone consacrate sono una presenza significativa che sollecita all'essenzialità dell'esistenza cristiana, il primato di Dio, la sequela di Gesù casto, povero e obbediente, la vita fraterna in comunità, l'obbedienza allo Spirito nel discernimento comunitario, l'attenzione ai poveri. Le case religiose siano il più possibile aperte ad esperienze di spiritualità significative per tutto il territorio. I religiosi e le religiose si rendano disponibili alle celebrazioni della parola in assenza del presbitero. Sono oltre 30 nella nostra diocesi le diverse congregazioni e gli ordini religiosi tra maschili e femminili, anche quelli dei laici consacrati, dalla vita claustrale, contemplativa, a quella operativa, attiva, anche se a volte neanche la vediamo perché molto spesso lavorano nel nascondimento, nella discrezione, ma portano avanti un'opera importante nelle nostre comunità e soprattutto sono un segno in un'epoca in cui qualunque cosa risulti permanente spaventa. Sono un segno di scelta definitiva, di fiducia definitiva. Invitiamo i rappresentanti dei religiosi qui.
Io do voce alle forme di consacrazione laicali presenti nella nostra diocesi, l'Ordo Viduarum e gli istituti secolari. L'Ordo Viduarum è una forma di consacrazione che permette alle vedove di vivere più profondamente la consacrazione battesimale e la vocazione prossima al matrimonio. La morte del loro marito non ha distrutto il loro amore fondato sul sacramento. La loro prova è per loro una chiamata di Dio ad appartenere a Lui, senza condizioni, dentro questa nuova tappa della loro vita coniugale. Vivono in mezzo al mondo e assumono i tre consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza quale segno del regno di Dio. Consacrano la loro condizione per dedicarsi alla preghiera, alla famiglia e al servizio della Chiesa. La vocazione specifica di vedova consacrata non è di vivere insieme, ma è personale e individuale. La condivisione del carisma fa nascere una vera comunione spirituale tra le consacrate, che si traduce in amicizia fraterna, nel rispetto delle differenze. Garanzia di comunione ecclesiale è il Vescovo diocesano. A lui spetta, oltre al discernimento vocazionale, di benedire le vedove chiamate, di assicurare la cura pastorale e l'attenzione vigile sul loro cammino. Dedicandosi a un concreto popolo di Dio, la vedova consacrata condivide la vita, la spiritualità e il cammino della Chiesa di Piacenza Bobbio ed esercitando il ministero della consolazione e dell'accoglienza. Ogni mese l'Ordo Viduarum apre la propria sede, casa aperta, proponendo incontri di spiritualità per tutte le vedove presenti in diocesi. Alla Chiesa, che è nostra madre, osiamo dire, riconsidera chi si trova nella condizione di vedovanza, perché Dio l'ama ed è suo dismessore. Non limitarti a provarne compassione per il suo stato e non chiederle solo dei servizi, ma aiutala a testimoniare il suo dono e la sua missione. Ricorda che la sua vedovanza è immagine di te stessa. Tu, Chiesa, sei la vedova per eccellenza, rimasta priva di Cristo, tuo sposo, che attendi invocando continuamente il suo ritorno. In diocesi sono presenti anche alcuni istituti secolari. Vivono nel riserbo, che non è solo una strategia per facilitare l'accesso nei vari ambiti di vita, ma esprime soprattutto una dimensione spirituale. Vivere la piccolezza del regno, che chiede di saper fare il bene senza rumore e protagonismo. Le donne che appartengono ad un istituto secolare hanno risposto alla chiamata del Signore a vivere la povertà, l'obbedienza e la verginità per il regno rimanendo nel mondo. Pur facendo una fortissima esperienza di comunità, che non implica vita comune, non svolgono alcuna attività visibile e identificabile, ma, essendo laiche, sono disseminate nelle realtà civili ed ecclesiali, operando con responsabilità personale. Nella Chiesa diocesana diffondono lo stile che imparano in comunità. Tutte le forme aggregate e di vita fraterna possono essere un aiuto
per far cogliere quanto siano importanti la relazione, l'aiuto e la stima reciproca. Allo stesso tempo si impegnano a curare la dimensione della gratitudine, della disponibilità a ricevere i doni che non solo le proprie comunità, ma anche la Chiesa locale sa offrire per ravvivare la fede nel Signore Gesù. Credono profondamente nella corresponsabilità. Saranno certamente al fianco degli altri laici e dei sacerdoti per l'avvio e la realizzazione delle comunità pastorali. La Chiesa diocesana sappia svolgere l'accompagnamento al discernimento di ogni vocazione, quella del sacerdozio, della vita religiosa e quella dei fedeli laici, e vengano specificate le varie vocazioni che sottolineano in particolare il valore della secolarità, il matrimonio e la consacrazione, ambedue radicate nella consacrazione battesimale comune a tutti i cristiani. I sacerdoti, ma non solo, sappiano annunciare l'originalità e la bellezza della vocazione della laicità, possano rivisitare i documenti del Magistero, cominciando dal Concilio, per acquisire una competenza maggiore sulla specifica vocazione e missione dei laici e per annunciarla nella verità e compassione. La vita consacrata femminile è presente in diocesi attraverso 25 comunità. In cosa ci impegniamo? Noi tutte consacrate, appartenenti al giardino variegato e bello nei suoi colori, appartenenti all'azione e alla cura della persona dello Spirito Santo, ci impegniamo ad essere fedeli al dono riposto nel cuore dei nostri fondatori e delle nostre fondatrici, mentre continuiamo ad adoperarci per quella umanità bisognosa che ancora oggi tende la mano perché è emigrata, senza tetto, senza famiglia accudente, senza rapporti educativi favorenti la crescita, senza ascolto, perché carcerato, anziano e solo. Ci impegniamo ad investire, reinvestire e conservare i nostri spazi quali luoghi e tempi di preghiera, perché chi bussa possa trovare un tempo di pace e di affidamento al Signore. Ci impegniamo ad ascoltare il Padre nel suo Figlio Gesù Cristo, nostro amato sposo, perché possiamo vivere una fedeltà creativa, capace di mettere in discussione le sicurezze raggiunte, per aprirci alle novità che lo Spirito Santo vorrà concederci sempre al fine di farci prossime all'umanità che oggi, di oggi, verso cui la Trinità ci invia ad essere missionarie di un amore solidale, tenero, affettuoso, misericordioso, sororale, concreto e materno. Vogliamo infine continuare ad essere donne che nelle differenze delle nostre appartenenze carismatiche, pur consapevoli della nostra umana fragilità, per età avanzata per molte, per malattia per alcune, talvolta anche in età giovane, per creaturalità che ci accomuna a tutte le donne del nostro tempo, si adoperano comunque in risorse,
intelligenza, affettività e dedizione a testimoniare che Dio è al primo posto nella nostra vita ed è Lui che ci ama, ci chiama e ci invia. Cosa chiediamo? Chiediamo al Signore di abbondare con la sua grazia e la sua benedizione proprio per conservarci fedeli alla sua chiamata. Chiediamo alle comunità pastorali in cui umilmente e territorialmente siamo inserite e in cui operiamo nella misura del possibile di poter vivere nella comunione di relazioni fraterne che ci possano consentire di crescere sia come persone che come consacrate. Chiediamo dunque di vivere rapporti paritari, perché anche noi apparteniamo, nell'ambito della Costituzione della Chiesa, ad un popolo che cammina verso la santità con la professione dei consigli evangelici, giorno dopo giorno, mentre vive la quotidianità che fa crescere il seme del regno di Dio, che non si vede, ma che c'è, perché è custodito da una terra in cui muore, mentre dà vita. Infine chiediamo ai fratelli laici e ai fratelli consacrati nel servizio ministeriale di affiancarci in questo cammino che tutti ci conduce verso la meta definitiva, rinascere in Cristo come figli amati del Padre, modellati dallo Spirito che ci adopera per la propria e l'altrui crescita. La presenza delle famiglie religiose maschili nella diocesi di Piacenza. Fino ad alcuni anni fa i religiosi erano una presenza numerosa e ben visibile nella diocesi e nella città. Con il passare degli anni diverse congregazioni hanno lasciato il nostro territorio e la nostra diocesi. Attualmente sono presenti i frati minori francescani in Santa Maria in Campagna, i cistercensi a Chiaravalle della Colomba, i figli di Sant'Anna nella chiesa di San Bernardino e Santa Rita, la congregazione dei missionari dei padri della missione, i vincenziani nel collegio Alberoni in particolare, gli scalabriniani e i missionari del Santissimo Sacramento. Ciascuna di queste famiglie religiose partecipa già al progetto pastorale comune, realizzando un'attività specifica nell'ambito diocesano, sia in strutture affidate dalla diocesi agli stessi religiosi, sia nel collaborare in servizi pastorali e in alcune iniziative come ad esempio la formazione e la carità. Ognuna di queste famiglie religiose è impegnata a vivere il proprio carisma e a parteciparne i frutti e i benefici all'intera comunità cristiana della diocesi. Ci troviamo in sintonia con la diocesi in questo processo di discernimento e di scelte pastorali che non sono frutto di semplici analisi sociologiche o statistiche, ma che sentiamo essere un invito, uno stimolo per lavorare più in comunione, per lasciarci coinvolgere di più nell'apprendere insieme, per aiutarci a rigenerare noi stessi come religiosi e ad accompagnare anche la comunità diocesana a rigenerarsi. Anche se siamo consapevoli di non poter contare su grandi cose, grandi numeri, grande visibilità, siamo convinti che il carisma di ogni nostra famiglia religiosa possa e debba ritrovare maggiore significatività a partire da noi stessi all'interno di questa nostra chiesa locale. Alcune iniziative e azioni concrete possono essere il campo comune dal quale partire per continuare a coltivare
il sogno di essere una chiesa profetica, una chiesa che ha qualcosa da offrire alla persona di oggi. Alla comunità diocesana chiediamo di aiutarci a valorizzare i carismi presenti in queste nostre comunità religiose, perché l'intera nostra chiesa locale ne possa beneficiare. In particolare, queste presenze, la comunità dei frati minori in Santa Maria in Campagna, offrono la loro disponibilità e il loro tempo soprattutto per coloro che desiderano vivere il sacramento della riconciliazione, oltre a mettere a disposizione la loro struttura per l'accompagnamento spirituale personale e per momenti di ritiro spirituale. I preti delle missioni, i vincenziani, che sono presenti presso il Collegio Alberoni, offrono il loro contributo, in particolare nella formazione del clero, soprattutto nella formazione iniziale e nell'animazione della carità, guidando e animando gruppi che si ispirano alla spiritualità di San Vincenzo de Paoli. Auspicano una collaborazione sempre più stretta tra la loro congregazione e la diocesi, essendo il Collegio Alberoni diventato ormai il seminario maggiore diocesano. I monaci cistercensi di Chiaravalle della Colomba offrono l'esperienza particolare della vita claustrale, contemplativa e attiva, mettendo a disposizione soprattutto tempi e spazi per momenti personali e di gruppo, per coloro che desiderano vivere un cammino ispirato al carisma della spiritualità contemplativa. I figli di Sant'Anna sono una presenza giovane nella diocesi, 5 anni di presenza. Attualmente questa comunità cerca di testimoniare un carisma ispirato allo spirito di famiglia, alla povertà e alla donazione fraterna. I missionari scalabriniani, una congregazione nata a Piacenza dal cuore pastorale del Vescovo Scalabrini, offrono disponibilità e collaborazione nell'attività pastorale delle parrocchie della diocesi nel Santuario della Madonna delle Grazie del Castello a Rivergaro. In particolare offrono alla diocesi la loro esperienza e collaborazione nell'ambito della pastorale per i migranti. In questo momento, guardando i numeri, 19.000 sono i piacentini emigrati in vari paesi del mondo, 18.000 sono i migranti arrivati da diverse nazioni del mondo a Piacenza. Gli scalabriniani sono impegnati anche a incoraggiare, a stimolare la Chiesa locale perché essa stessa diventi luogo di accoglienza, di protezione, di promozione e di integrazione di questi nostri fratelli migranti. Anche la struttura della loro casa madre qui in città è aperta a iniziative di carattere spirituale e formativo per gruppi che chiedono spazi e luoghi di incontro. Ed infine la presenza dei missionari del Santissimo Sacramento, anche questa è una giovane presenza della nostra diocesi. Dall'India sono giunti qui a Piacenza e attualmente offrono il loro ministero come responsabili della parrocchia di Sant'Antonio a Trebbia. Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a te. Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città, tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. I diaconi sono chiamati ad essere segno di Cristo servo ed esprimono in modo particolare la dimensione del servizio
che è compito dell'intera Chiesa. Essi sono chiamati a svolgere la triplice diaconia della parola, della liturgia e della carità a servizio di tutta la Chiesa diocesana e non solamente per la propria parrocchia di origine. È opportuno inviare i diaconi a servizio di una comunità pastorale e non di una singola parrocchia. Essi sono a servizio delle comunità pastorali e possono favorire la comunione all'interno di esse. I diaconi sono laici, tra loro ci sono mariti, padri, nonni, lavoratori impegnati quotidianamente sul posto di lavoro, ma che in accordo con le loro famiglie intraprendono anche questo servizio di ministero particolare nelle nostre parrocchie, arricchito proprio da questa vita quotidiana del mondo che poi porta nel loro servizio. Ascoltiamo i diaconi. Noi diaconi, impegnati nel nuovo progetto delle comunità pastorali, desideriamo assicurare la piena collaborazione al Vescovo e ai presbiteri, perché questa riforma esprima sempre più chiaramente il segno della comunione, della collaborazione e del servizio nel nome del Signore, tra tutti i componenti della nostra Chiesa diocesana. Ci impegniamo, attraverso il nostro ministero, nel rammentare a tutti il valore della chiamata al servizio che riguarda ogni componente della comunità ecclesiale. Soprattutto desideriamo ricordare lo stile di vita e l'impegno che deve caratterizzare l'intera comunità cristiana nel farsi prossimo, sull'esempio di Gesù che è venuto per servire e non per essere servito. Come diaconi desideriamo ribadire ancora una volta il senso della nostra missione, che consiste primariamente nella testimonianza del servizio verso tutti gli uomini e le donne. Come è noto, i diaconi fanno da ponte tra la Chiesa e la società in mezzo alla quale vive la comunità cristiana. In un certo senso, desideriamo svolgere un ruolo di interfaccia, collocandoci sulla soglia, in particolare nelle periferie, come ci ricorda Papa Francesco, all'incrocio fra la Chiesa e la storia quotidiana, per favorire l'incontro fra la buona notizia del Regno di Dio che si è incarnato in Gesù Cristo, servo dell'umanità. Auspichiamo che la nascita delle nuove comunità favorisca e incrementi lo stile evangelico, soprattutto attraverso la valorizzazione delle caritas e dei gruppi caritativi, in cui la dimensione della carità sia concretizzata con profitto. La diaconia che qui oggi intendiamo umilmente rappresentare vuole essere un dono, un carisma che viene dallo Spirito Santo per sostenere e incoraggiare il cammino delle comunità nella prospettiva di un servizio teso a rendere visibile l'amore del Signore per ogni persona ed in particolare a riconoscere la sua presenza nei poveri. Nel messaggio della terza giornata mondiale dei poveri di domenica scorsa, il Papa ha tra l'altro affermato: «I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo». Ci impegniamo nel ricordare le comunità che il diaconato è luogo di profezia, di servizio e di conversione, dove la parola, l'Eucaristia e carità sono l'asse portante di una vita ecclesiale aperta all'azione dello Spirito. Alla luce di questo evento, della nascita delle comunità pastorali, auspichiamo che la Chiesa di Piacenza Bobbio riscopra con maggiore intensità il valore della chiamata al servizio, chiamata
che è stata donata a tutti i fedeli a partire dal proprio battesimo. Constatiamo che la fase storica attuale sembra richiamare più volte l'esigenza di un ascolto, di un servizio, di una collaborazione semplice, umile, costante. Come diaconato permanente desideriamo ricordare a tutta la comunità ecclesiale la sua più autentica missione, quella di annunciare Cristo nella prospettiva di essere una casa famiglia, cioè una famiglia in cui l'attenzione, l'ascolto, la cordiale collaborazione, l'accoglienza, la cura delle relazioni e dei legami, la dimensione della fraternità sono aspetti primari, svolti proprio in nome della carità cristiana. Ecco, allora nelle prospettive delineate dagli interventi di Don Lorenzo e di Don Giuseppe, il diaconato diventa uno degli strumenti più importanti della missione ecclesiale, precisamente uno stimolo, potremmo dire una sveglia, perché la Chiesa passi decisamente da una pastorale della conservazione a quella della missione. Il nostro ministero richiama il fatto che il servizio è dono di Cristo e non frutto delle capacità umane. È un dono che tiene tesa l'attenzione della comunità verso tutte le persone nel bisogno, specialmente quelle che vivono nei margini. Il diacono è dunque segno e strumento di Cristo che mantiene nella sua Chiesa la consapevolezza di vivere non per se stessi, ma per tutti gli uomini. La spiritualità diocesana, che caratterizza fortemente il nostro ministero, letta attraverso il discernimento comunitario guidato dal Vescovo, ci aiuterà nell'individuare, alla luce dei nuovi assestamenti pastorali, quelle situazioni e quei contesti in cui esercitare in modo più adeguato il nostro ministero, proprio come ministero della soglia. La soglia sarà la cifra e il criterio entro cui individuare maggiormente la nostra piena collaborazione. E siamo convinti che in questa prospettiva il diaconato troverà la sua più vera collocazione, nella misura in cui sarà effettivamente un pungolo per smuovere tutti alla carità, segno della premura della Chiesa e del Vescovo verso gli ultimi. E su questa premura chiediamo e auspichiamo che ogni singola Chiesa locale si interroghi per chiedersi come essere fedele in quel luogo e in questo tempo a colui che si è cinto di un asciugatoio e ha lavato i piedi ai suoi discepoli. E allora Chiesa di Piacenza Bobbio, buon cammino. Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me questo mondo che ora gira, attorno a te. Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città, tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. L'impostazione di una pastorale comune tra più parrocchie, insieme alla diminuzione del numero dei presbiteri, comporta una trasformazione delle forme in cui il ministero dei presbiteri è esercitato. Il ministero del presbitero, avendo come scopo la guida e l'edificazione della comunità cristiana, anche nelle comunità pastorali dovrà riguardare tutti gli aspetti costitutivi della pastorale, evitando il rischio che il presbitero si limiti alle funzioni liturgiche e sacramentali
o si trasformi in un funzionario nel quale prevale il tratto burocratico. Nella presidenza della celebrazione eucaristica e nell'esercizio comune del ministero all'interno della comunità pastorale, tutti i presbiteri sono per la comunità segno di Cristo pastore, con pari dignità, indipendentemente dal compito specifico, moderatore, parroco, vicario parrocchiale, che ciascuno è chiamato a svolgere. Inserito nel presbiterio diocesano, il presbitero è chiamato a vivere nella comunità pastorale la comunione con gli altri presbiteri con i quali condivide la cura pastorale. Per questo, nella misura del possibile, è bene che in ogni comunità pastorale vi siano almeno due presbiteri, come così è opportuno che i presbiteri della medesima comunità pastorale attuino qualche forma di vita comune, anche minima: pranzare insieme una volta a settimana, trovarsi ogni tanto a pregare insieme. Concludiamo quindi questi quattro passaggi, questi quattro gruppi che si sono alternati a chiedere che cosa vogliono dalle comunità pastorali e a dire che cosa si impegnano a fare con i presbiteri, che sono forse quelli che in prima persona vivranno in modo più forte questo cambiamento, questa introduzione delle comunità pastorali. Da una parte, come sentivamo anche dal passaggio letto dal professor Gromi, la necessità di una rinnovata comunione presbiterale, ma dall'altra anche una grande forza che proviene dalla corresponsabilità con i laici, con i diaconi, con i religiosi che prima di loro hanno parlato qui. Quindi ascoltiamo i sacerdoti. Siamo riuniti oggi per scrivere un pezzo della nostra storia, sostenuti dal millenario cammino della Chiesa, fatto di cambiamenti, svolte, passaggi, trasformazioni in riferimento all'unica e immutabile sguardo fisso su Gesù e sul suo Vangelo. Se ogni cambiamento chiama in causa anche il timore, desideriamo che le nostre scelte non siano caratterizzate o bloccate dalla paura, ma sostenute dalla fedele presenza dello Spirito che soffia sulla sua Chiesa. Per dirlo con le parole del documento diocesano, un nuovo inizio, ricordando i motivi della gratitudine verso la nostra storia, alimentando la passione per il presente che siamo chiamati a vivere, guardando verso il futuro con speranza per una Chiesa grata, lieta e coraggiosa. Soprattutto a noi, presbiteri, è chiesto lo sforzo di concepire il nostro ministero in modo differente, di accogliere l'invito ad una conversione pastorale nel pieno rispetto delle età e delle risorse di ciascuno. Non vogliamo che comunità sia solo il termine che indica una struttura, ma sempre di più sia lo stile con cui si vive la vita della Chiesa e il rapporto tra tutti. Perché quello che ci ha detto Don Giuseppe possa avvenire, come presbiteri ci impegniamo a vivere una responsabilità condivisa, valorizzando le altre ministerialità, dove sempre di più ogni persona si senta chiamata ad avere a cuore la propria comunità.
esercitando ed agevolando una corresponsabilità che consenta al presbitero di non essere solo un funzionario. Soprattutto sarà importante valorizzare la presenza dei fratelli laici, condividendo pensieri e trovando vie di dialogo in sede di programmazione e nella realizzazione di tutto ciò che sarà necessario per la vita delle comunità pastorali. Cercheremo di avere attenzione affinché anche associazioni, movimenti, gruppi e cammini siano ricchezza e disposti a vivere la comunione nella Chiesa. Ci impegniamo a rendere la coinonia il cuore pulsante della comunità attraverso l'esercizio sempre più frequente di uno stile sinodale, con il quale arrivare ad operare discernimenti e fare scelte. Vorremmo che questo nucleo di persone all'interno delle comunità pastorali maturi una comunione a partire dalla preghiera, dall'ascolto della parola, dalla celebrazione dei sacramenti e da una condivisione fraterna. Ci impegniamo a promuovere comunione non solo dentro la comunità pastorale, ma anche nel presbiterio tutto, avendo attenzione anche alla diocesi. Partecipare ai momenti formativi valorizzando e costruendo uno stile comunionale tra preti. Crediamo sia necessario andare verso il superamento di visioni solo particolari legate al territorio affidato, che in passato hanno portato allo sviluppo di campanilismi e difficoltà di collaborazione. Ci sentiamo invitati a diventare capaci di compiere scelte per il bene di tutta la Chiesa e non solo di un piccolo territorio. A tale scopo sarà importante assumerci la responsabilità di far camminare le comunità pastorali al passo dei programmi pastorali diocesani. Ci impegniamo inoltre a maturare attenzione e prossimità verso tutte le realtà di povertà presenti sui territori, avendo il coraggio di posizioni che siano a favore della persona. La carità non deve solo essere atto di un singolo, ma azione di una comunità che nasce dall'aver condiviso l'unico pane. Le nostre comunità abbiano uno sguardo aperto alle situazioni del contesto e del mondo e non rivolto solo a se stesse, con tutte le provocazioni e le opportunità che ne potranno conseguire. Ci sentiamo inoltre di auspicare a tal proposito la formazione di laici che si impegnino ad avere uno sguardo politico e si spendano per la promozione del bene comune. Affinché il nostro impegno diventi credibilmente efficace, chiediamo alla nostra Chiesa di avere coraggio ed essere disposta a percorrere le vie necessarie per operare e definire il cambiamento, non vanificando l'occasione che abbiamo e alla quale ci hanno portato alcune situazioni sociali e storiche che si sono andate definendo. Questo potrebbe implicare il ripensamento di alcune strutture, come la scelta di persone incaricate nei vari ambiti della pastorale. La necessità di un cambiamento non deve essere ostacolata, semmai realizzata con ritmi differenti, accompagnando chi dovesse manifestare fatica. Chiediamo una coerenza rispetto alle motivazioni che ci hanno portato a questo passaggio e ipotizzare un sistema di accompagnamento e verifica che possa essere garante dei passi compiuti e da compiere. I vicari territoriali siano garanti del fatto che nessuna comunità pastorale si isoli dal resto della diocesi. Chiediamo di essere sostenuti nella definizione dei ruoli, a partire dal nostro di presbiteri a quello di tutti gli altri. La chiarezza del ruolo consentirà a ciascuno di esercitare il proprio servizio per il bene della nuova realtà ecclesiale. Il rispetto e la stima reciproca saranno condizioni imprescindibili per vivere la comunione.
Chiediamo di supportare noi presbiteri affinché riusciamo a fare le scelte necessarie per rendere la vita delle comunità pastorali il meno burocratico possibile, magari potenziando gli uffici tecnici e facendo una mappatura degli immobili da consolidare, decidendo poi sull'utilizzo degli altri. Chiediamo di pensare alle destinazioni di noi presbiteri non solo in riferimento a necessità, ma secondo una progettualità che si basi prima di tutto e soprattutto sul bene delle comunità. Questo criterio potrebbe andare al di là di ogni necessità numerica. Chiediamo, una volta nominati, di avere un tempo necessario per poter accompagnare la realizzazione del progetto pastorale per il quale ci si è spesi, al fine di consentire a noi presbiteri di poter anche avere riscontri circa l'efficacia dei progetti fatti. Infine, chiediamo che le 38 comunità pastorali che oggi andiamo decretando consentano al Vescovo e agli uffici pastorali di intensificare la vicinanza al territorio. Ci rendiamo conto che le 418 parrocchie erano un numero veramente impegnativo cui fare fronte, anche per una semplice visita. Ci rendiamo conto che le questioni che abbiamo toccato richiedono a tutti attenzione, impegno e convergenza di intenti, ma confidiamo nel fatto che, sostenuti dall'amore alla nostra Chiesa diocesana e all'intercessione dei nostri santi patroni, passo dopo passo possiamo scorgere il delinearsi di un nuovo volto e soprattutto un nuovo slancio di vita ecclesiale. Per questo invochiamo lo Spirito Santo ed esprimiamo con le parole tratte dal capitolo 24 del libro di Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla sua voce. Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a te. Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città. Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. E con l'ascolto dei nostri sacerdoti si conclude questa prima parte dell'assemblea, la parte della Basilica. Ora siamo invitati, seguendo il nostro Vescovo che aprirà questo cammino, ad andare via Chiapponi verso la Chiesa Cattedrale, dove saremo accolti e dove insieme celebreremo l'Eucaristia, nella quale ascolteremo le parole del nostro Vescovo, riceveremo i segni, i simboli e saranno indette ufficialmente queste comunità pastorali, per cui ci accodiamo al nostro Vescovo. Intanto saremo accompagnati durante la strada, durante il nostro percorso, da una voce, da una lettura e dai canti.